Ciccioli e realizzati e belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro dictator Lorenz. Allora, ragazzi, oggi dobbiamo rushare il nord. Dobbiamo rushare il nord perché qui abbiamo comunque Apollonia, che è una città alquanto importante, soprattutto come pedina di scambio. Allora, senti una cosa. Noi qui a IPA-EPA, noi con IPA-EPA, abbiamo bisogno. Cacchio, Tiaria è con la Licia, però. Tiaria sta con la Licia e a noi dà fastidio. Noi dovremmo prenderci tipo la Kuma Eolica. Noi dobbiamo prenderci la Kuma Eolica. Prince Hector. Qui c'è Pitane. Pitane cosa ha dentro? Pitane ne ha dentro 8. Prince Hector. E il problema del Prince Hector qui è che dobbiamo fare un Ctrl M Undaunted. e tu potresti anche essere cacciato, per esempio. Tu potresti I anche am essere there. cacciato. Perché a sto punto, sai cosa ti dico? A sto punto ti dico che me ne piglio un altro nuovo. Così un turno e qui a posto. Qui abbiamo dentro i giganti, abbiamo dentro un tiro piuttosto discreto. Noi potremmo attaccare la Kuma Eolica. La Kuma Eolica Hector come and I sta can messa talk warrior to diplomaticamente? warrior. È in non aggression contantalis. In non aggression contantalis. E più che altro, sai, prendere la Kuma Eolica ci farebbe comodo. Ci farebbe assolutamente comodo. E poi noi potremmo scendere addirittura da questo lato, andare su meno Hector and I can mene. talk warrior to warrior. Perché ci servono terre da dare al Sarpedonte. Ci servono terre da dare al Sarpedonte. Per eventualmente un'alleanza. Perché vedete qui, noi come re di Priamo siamo abbastanza alti. Siamo abbastanza alti qui. Alleanza poderosa deve salire. L'alleanza poderosa deve salire. Noi con Apollo non possiamo fare l'ecatombe. Non possiamo fare l'ecatombe con Apollo. Pixelated Apollo. Dunque. Allora, ricapitolando. Tu, che stai Great ad Adrastea, deeds await. devi rimanermi dentro qui e non ti muovere per nessuna ragione. Non ti muovere per nessuna ragione. Qui dobbiamo tirar fuori il terzo esercito. Qui dobbiamo tirar fuori il terzo esercito. Abbiamo Gorgitone, per esempio. Sarà disponibile tra 3 turni. Tra 3 turni, ok, va bene. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Costruzione disponibile. Cosa possiamo fare qua, scusa? Nulla. E neanche qua, ci serve legname. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, raga. Rapidi, veloci e violentissimi. Rapidi, veloci e violentissimi. Attenzione. Attenzione. Perché? Perché Paride, insieme alla Licia, a Troia, a Ilion di Imbrasio, a Ilion di Irtaco, dichiara guerra a Micene, che è alleata di Sparta, Itaca e Trezene. Nostro fratello è completamente rimbambito. Aiutiamo il nostro alleato in guerra. Aiutiamo il nostro alleato in guerra. Questi vogliono della pietra, il Sarpedonte. Il Sarpedonte. Se ti do IPA-EPA, cosa succede? Se ti do IPA-EPA io mi perdo di una provincia, mi perdo una provincia. Mi perdo una provincia col cibo, a me il cibo serve. Allora, ti do la pietra. Ti do la pietra che ti serve, Sarpedonte. Dai. Mannaggia sto cazzo di Sarpedonte quanto mi sta sulle balle. Adesso siamo dentro in una guerra con tutti gli Achei, perché nostro fratello gli ha dichiarato guerra.
è totalmente rintronato. Allora, grazie ai tanti successi ottenuti con i quali hai dato sfoggio della necessaria attitudine da re, la fiducia di tuo padre nelle tue abilità è aumentata. Ora stai raccogliendo i frutti di questi successi, l'ammirazione di tutti i troiani e servigi di uno dei più fidati veterani della corte di Re Priamo, grazie al quale comanderai gli eserciti di Troia. Se continui su questa strada, Priamo ti nominerà sicuramente suo successore. Comunque non devi adagiarti sugli allori, poiché tuo padre si aspetterà ancora di più da te ora che ti ritiene degno. Di conseguenza sono cambiate le gesta valorose. Decreti reali manali. Oh, erbe unguenti, così abbiamo un più 4 alla velocità di reintegro. Missione epica disponibile, o più sa. Oddio. Mantieni il controllo delle seguenti province, che siano di tua proprietà, vassalli o alleati militari. Magneti sono morti. Allora, senti una cosa, che rapporti siamo noi con questi? Noi non li conosciamo nemmeno questi qua. Questi qui non li conosciamo nemmeno. Che roba è Abante? Possiamo parlarci con Abante? Non credo, eh. Abante non la conosciamo mica. Bisanzia, Migdone, Elos, Tlos. Tlos è una nazione del Ciula. Dovremmo mandarci un dignitario lì. Perché non la conosciamo. Non la conosciamo. Allora, tu intanto devi marciare a nord. Tu devi marciare a nord. Perché noi abbiamo... Ma in realtà potresti... No, se si va pure a nord. Tanto qui abbiamo reclutato questo. Che è ritornato. Questo qui è un livello 12 che può ancora skillare. Allora, vediamo un po'. Egida di Zeus, resistenza alle armi da tiro, velocità, resistenza, incide sugli alleati, no, dammi questo, punti abilità disponibili, ne ha un boato, resistenza alle armi da tiro, ok, poi ospite generoso, crescita, mentre in guarnigione no, mi dai questo. Allora, specialista della formazione, no, mi dai il più uno di grado di reclutamento, fanteria con scudo, dammi lo scudo, leader ispiratore, oppure... 400 di cibo in tutta la fazione. 100 di legname per turno, bene. Poi, presagio fasullo, capacità presagio fasullo. Furia di Zeus. Cosa mi dà il presagio fasullo? Presagio fasullo morale. Raggio. Intorno a sé nei nemici delle vicinanze. Dammi questo. Poi, allora. Mi dai questo qui. E noi abbiamo finito tutto qua. Equipaggiamento, ti posso dare qualcosa? Sì. Ti posso dare l'armatura rinforzata. E come arma di base io ti potrei dare o un altro bel martelletto o il giavellotto pesante. Te do un altro martelletto. Come seguaci invece, qui sotto siamo pieni. Come seguaci siamo pieni. Allora adesso io andrò, visto che qui siamo belli, belli cazzuti. 28. Allora io andrei a reclutare, sai che cosa? Io andrei a reclutarli. Due di queste qui. E due di queste qua, che poi le buttiamo dentro nell'esercito. Le buttiamo dentro nell'esercito del cicciolo. Guardalo qua. Perfetto.
noi adesso avremo un grosso calo del bronzo, eh. Allora, noi avremo un grosso calo del bronzo. Più 400 di bronzo ce l'abbiamo qui. Io direi potremmo prenderci. Bonus alle armi da tiro, oppure è la rista dell'eroe. 10% di morale per tutte le unità. Allora, facciamo una cosa, scendiamo di qua perché mi serve il bronzo di Efesto. Perfetto. Poi, allora, nelle costruzioni che possiamo fare, andiamo direttamente da quelli... Ecco, tipo, vedi, tu non mi servi più, per esempio, tanto per cominciare. Più 52 di bronzo, iniziamo ad aumentare il bronzo, raga. Iniziamo ad aumentare il bronzo. Qui cosa c'è? L'oro. 100 all'esperienza di tutte le unità. Via, non mi servi più. Non mi servi per nulla. Passiamo il turno. Allora, noi dobbiamo chiudere il prima possibile quei Lydi a nord, perché adesso siamo in ballo a una guerra molto grossa. E adesso ci abbiamo gli Achei contro, ragazzi. Io ho anche paura della quantità di agenti che ci manderanno da noi. E i beoti. Ok, feaci. Allora, Antandro, un gorgo enorme si forma davanti alla costa minacciando di ingoiare la tua intera flotta. I tuoi capitani, temendo che il leggendario mostro Carridi sia a caccia, navigando la zona con estrema cautela, rifiutano di avvicinarsi. E qui abbiamo un bel malus, eh. Qui adesso abbiamo un bel malus temporaneo, ma ci abbiamo un bel malus. Allora, tu inizi a venire qua. Tu vai a fare il change con il tuo signore padrone. Uno, due, tre e quattro. Tre. Cosa ti posso dare? Ma io ti darei un cavallo di questi qui che fanno veramente schifo, sai. Sti cavalli qui fanno veramente schifo. Perfetto. Perfetto. Ottimo. Da Drastea possiamo aumentare la città. Allora, tu mi torni qui. Tu, caro Ettore, adesso avanzerai di qua. Ma Cizico, per esempio. Cizico è dentro con Apollonia. E il Proconneso... vedi, il Proconneso è di Enea. Noi queste due città qui le potremmo prendere e le potremmo dare ad Enea. E le potremmo dare ad Enea, per esempio. Allora, miglioramenti a Sheps. No, io devo migliorare assolutamente... guarda qua. Per esempio. Io ho bisogno di 96 di bronzo. Tanto per cominciare. E poi mi dai anche... pure questo qua, il mercante di stagno. Miglioriamo subito la nostra produzione di bronzo, ragazzi. Dobbiamo migliorare la produzione di bronzo. Ok, tu a che punto stai qua? Tu c'hai poca roba qui, eh. Tu c'hai veramente poca roba. Allora, fai una bella cosa. Beh, a parte che no, puoi rimanere anche lì, in realtà. Sì, mi interessa, infatti. Perché vedete, questo qui c'ha il reclutamento, questo qui possiamo utilizzarlo come reclutatore. Lui ha la capacità di reclutare con già delle skill ed è molto importante. Trastea, ero in guarnigione Ctesios, ammassito, Pega, Abido, Larissa. Questa come si chiama? Cizico ce l'abbiamo, no. Apollonia nemmeno. Allora non so se... Scusa, ammassito. È lì. Poi Pegea.
Egea è qua. Abido. Arisbe. Timbra. Qui dobbiamo... Dovremmo andare in guerra con tutta sta gente noi. Dovremmo andare in guerra con tutta sta gente. Ma prima voglio vincere la guerra contro gli Achei. Perché adesso siamo in guerra con loro. E dopo potremo anche pensare a salvarci, noi. Perché questi qui, fin tanto che ci serve la Lega, dobbiamo tenerli in vita. Quando la Lega non servirà più... Quando la Lega non servirà più... Allora possiamo prenderceli. Allora, cos'è questo? Il Dracomaco. Ma questo è scemo. Ma che cazzo di scambi mi stai proponendo? 207 di pietra, ma io quanto ne guadagno di pietra, scusa? Bene, guadagniamo tanta di pietra. Noi di pietra ne guadagniamo tanta. Fammi vedere un po' com'è qui la situa. Me ne dai 300... 318. Sì, va bene, Dracomaco. Va bene. A noi ci servirà parecchia pietra. Questo vuole le loro richieste, noi gli diamo oro in cambio di... Licomede, senti un po' però, tu mi sembri un po' esagerato, io te lo dico, Io te lo dico in tutta onestà. Noi quanto oro guadagniamo a turno? 79. Allora, iniziamo a fare una roba del genere. 108. ...134, 133, 132, ok. Ti do 38 a turno per 10 turni, tu mi dai 132 per 10 turni. Perfetto. Perché il bronzo ci servirà per mantenere le future unità potenti che facciamo. Di libera di Priamo. Livello di culto diminuito per Afrodite. Allora, fammi andare a fare una bella ecatombe qua. Via di ecatombe con Apollo. Noi siamo huge, Noi siamo huge. Quello che vorrei capire però... Quello che vorrei capire è come fare a sabotare. Come faccio a sabotarlo? Come faccio a sabotarlo? Allora, aspetta un attimo intanto. Lo so che hai pagato i tuoi debiti. Vieni qui. Pay my dues. Che adesso vengo su e ti spacco la testa. Fettente. Fettente, d'un fettente. Ci servono cibo. Ci servono cibo. Allora, innanzitutto in questa provincia qui noi dovevamo buttare giù questo edificio qua. Pianure centaure, ne abbiamo due, non me serve e ce famo il legno. Poi, questo cos'è? Apollo. Facciamo un bel santuario di Apollo. Un bel santuario di Apollo. Poi dobbiamo andare a trovare qualche altro edificio. Ecco, tipo vedi, qui ci potrebbe stare alla grande. Qui ci potrebbe stare alla grande. 300 di cibo, vai così, che questa qui è una miniera. Questa qui è una miniera di cibo, sta città, Sta città, raga, è una miniera di cibo. Qui non possiamo farci nulla. Ancora 1000, possiamo appare ancora roba qua. Allora, vediamo un attimo una cosa qui. Vediamo un attimo una cosa. Qui abbiamo una crescita molto alta comunque. Qui abbiamo una crescita molto alta. Potremmo abbassarne la felicità. La felicità qui è comunque molto alta. Io direi mercato di marmo. Forse non è una priorità il marmo. Forse il marmo non è una priorità. 40 di bronzo, questa è una priorità. Questa è una priorità.
E a Shepsi qui ci veniamo dopo a costruire. Qui ci veniamo dopo a costruire, mio signore. Andiamo avanti, che adesso abbiamo l'eroe pronto per andare a spaccare il culetto a sta gente qui in Sulsa del Nord. Ah, l'odio. Ah, quanto odio nei confronti di questa gente. Pure di Paride. Pure di Paride. Spero vivamente per lui. Questi ci chiedono ancora pietra. In cambio di 243 di grano. In cambio di 243 di grano. ...159... va bene. Perfetto. Dammi roba, dammi roba. Caccia i piccioli, caccia i piccioli. I frigi ascaniani. Forcide. Ah, ma questi qui di Cizico vogliono romperci le balle. Ma sono entrati in guerra anche loro. Sono abbastanza ostili, eh. Allora, Poridore, Gorgidonte. No, dammi Gorgidonte. Questo continua a inderarci la gente. Vai dentro qua, va. Vai dentro qua. E infatti, guardali qua i frigi ascani, bastardi. Frigi ascani ci hanno dichiarato guerra, eh. I frigi ascani ci hanno dichiarato guerra. Heading out. For duty. Righteous and true. A seasoned warrior. Prince Hector. Stay sharp. In Ares service. Be there. Voi intanto sparite dalla faccia della terra. Voi intanto sparite dalla faccia della terra. Ma c'hanno comunque un esercito, perché io l'avevo visto passare qualche turno fa. Ed è anche un esercito pieno, se non erro. Cibo 1069,6. Questi qui, io farei un bel... Depreda e occupa. Facciamo un bel depreda e occupa. A glorious day for Troy. Noi però non sappiamo dove sono. Noi non sappiamo dove sono. Vabbè, poco importa, nel senso. Cioè, questo ha skillato. Sì. 9. Allora, ospite generoso, puoi anche prendertelo. Ah no, ce l'ha già. Ok. Ospite generoso, te lo sei preso molto bene. Questa provincia di Cizico. Potremmo fare i frombolieri. Potremmo fare i frombolieri, ma ci servono i frombolieri adesso. No, butta giù. Anche il campo di formazione, buttalo giù. Qui non ci serve a nulla sta roba. Non ci serve a nulla sta roba. Noi possiamo aumentare la città murata. Possiamo aumentare la città murata. Però prima fammi vedere. Questo cos'è? La torre troiana. Possiamo reclutare le guardie di Troia qua. No, mi fai la forgia del bronzo, mi fai la forgia del bronzo. Perdiamo anche cibo, eh. Perdiamo anche cibo. Allora fammi vedere un attimo lo status diplomatico.
Probabilmente Misa. I'm not sure Hector has. Ok, con voi per esempio. Con voi. Per un'alleanza militare, che cosa è troppo. Noi abbiamo la missione contro questa gente qua. Contro sta gente qua abbiamo la missione. E senti, invece contro con Sarpis. This may improve both our situations. E ne avanzerei 14. Senti, ma riusciamo a trattare per un'alleanza militare? Noi quanto oro guadagniamo? 83. Quanto bronzo guadagniamo? 260. No, non richieste, che pirla. Ma vedi, non ce la fai. Non ce la fai mica. Dovremmo dargli una città. Il problema è che io quella città lì non gliela darò mai. Piuttosto Sarpis t'attacchi e via andare. Non posso mica dargliela. Com'è che si chiama? Quel Numash. Perché è una città che produce interamente cibo. E ho dentro due edifici di produzione del cibo, non gliela darò mai. Cosa vuole sta Ippolita qua? Mi dai 62 di cibo per così poco? Potresti dare molto di più tu. $582, noi guadagniamo 83, possiamo farlo, sì. Te pago in oro. Loro vogliono bronzo. Cosa sei disposto a... Quanto cibo hanno questi, Priamo? Madonna. Vabbè, senti, allora facciamo così. Te lo do, Priamo. Vai, to. Via. Giusto perché sei mio padre, costruisciti qualcosa. Guardali qua che sono usciti. La Madonna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giganti. Ehi. Ah, questa non la prendiamo mica, Praktios. Cioè, non riusciamo mica a difenderla. L'hanno saccheggiata, però, L'hanno saccheggiata. Ah, caro mio gigantello, adesso vengo e ti inculo. I bitini sono entrati in guerra. Chi cacchio sono i bitini? Questi. Vabbè, ma c'hanno una città. Il problema è che qua si stanno equalizzati tutti contro di noi. Allora, senti una cosa. Vieni qua anche te. Che non si sa mai. Troy endures. Allora, senti una cosa. Victory awaits. Dagli i cavalli. No, dicevo te. Dagli i cavalli a lui e prenditi due arcieri. On the march. Defender. Noi qui siamo in prima linea.
Allora, aspetta che qui ce n'è uno che sono 80. Ce n'è uno che sono 80. Levale e pigliati questo. Levati anche questo e pigliati questo che c'è 2 di esperienza. Questo è un oro. Grado unità 7, sì, minchia. Onward we go. Defender of Troy. To Troy's defense. Equilibrio di forza. Non ci possiamo anche non combatterla, guarda. Cioè, è talmente una devastazione. Abbiamo perso un cazzo. No, pigliati cibo. Ok. Adesso voi ritornate nelle vostre città. Perfetto. Adesso dobbiamo salire di qua, Qui intanto qui ci possiamo costruire, mio signore, 11 per oro per turno. 8 per oro per turno. Ci facciamo anche questo. Vai. Perfetto. E qui iniziamo ad estrarre oro come se non ci fosse un domani. Ottimo. Nemico ucciso in battaglia. Senti, ma ha skillato? No. Praktos, edifici danneggiati. Dobbiamo riparare. Dobbiamo riparare. E a Shepsi non posso farci nulla qui. Non voglio costruirla qua. Senti una cosa, ma come eredi qui quanto ci manca a noi? Sarà 400 il totale questo? Sarà 400? Senti una cosa allora. E facciamo una bella cosa. Mandiamo dell'oro a Troia. Mandiamo dell'oro a Troia. Ti do 50 d'oro. Perfetto. 372. E noi passiamo il turno. Tanto non ce ne facciamo niente dell'oro al momento. Non ce ne facciamo nulla. E poi ne guadagniamo un sacco, obiettivamente ne guadagniamo un sacco. Allora, questi vogliono uno scambio. Questi vogliono uno scambio, mi darebbero del legno. Questi vogliono 6 di oro. 176, quanto guadagniamo qui? Noi ne guadagniamo 272. Sì, va bene. Potrebbe andar bene. Troilo. È il Troilo, mio signore. Bestia, sei lunga la strada per andare in Bitinia, però, Allora, reclute reali, intanto l'abbiamo fatto questo. Ettore che schilla. Quanto ci manca a noi? Ok, adesso dobbiamo mettere da parte un po' di oro. Perché 5 turni, noi dobbiamo arrivare a 400, sì, ci arriviamo, non spendiamo oro in questi turni e finirà la ricerca con l'oro giusto. Voi iniziate a venire di qua. Guardalo lì. Vieni qui anche te.
Eccoli qua i bastardi. Eccoli qua i bastardi. Questi sono anche in marcia forzata, mio signore. Erano anche in marcia forzata, ma pensa te. Hector of the Shimmering Helm. Voglio pestarli. Più che altro voglio utilizzare i miei gigantini. Il gigantino Cicciolo. Questi 11 potrei attaccarli solo con l'esercito di Ettore. Ah, hai pure fallito. Ehi, ma vabbè, questo ha preso l'autobus. Non lo so, ha preso l'autobus, mio signore. Sono scappati a sud. Premonizioni dal cielo. Costo di reclutamento delle unità. Allora, vabbè, non recluteremo qua. Dove cazzo sono andati questi? Foes, beware. Eppure in marcia forzata. Gli facciamo l'imboscata. Invece no. Invece no. Sono riusciti a sventarla. Ma scusami, ma non erano in marcia forzata? Perché non mi ha dato l'imboscata? Vabbè. Allora, senti. Avranno qualche tratto strano. Poco mi importa. Poco mi importa, sinceramente. Ok. Oh, Black Betty, Bambalan. Oh, Black Betty, Bambalan. Na 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 na, Bambalan. Na 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 na, Bambalan. 4. Perfetto. Allora. Tu vieni qui. Prendete le posizioni. Prendete le posizioni. Io te la prendo la collina qua, non te la lascio mica. I tuoi guerrieri hanno avvistato nemici in agguato.
Andate a tirare a questi. Tu carica qua dietro. Tu carica qua dietro. Questa l'avete sentita da dietro. Il tuo eroe è sotto questa attacco. Qui da dietro l'avete sentita. Questi qui sono i gigantelli. Giganti con la schiena pelosa, che schifo. È la schiena pelosa, si mio signore. Sì, sì, si sente il profumo vittoria. Di tutto quello che vuoi, guarda. Si sente il profumo di tutto quello che vuoi. I gigantelli li abbiamo messi in fuga. Tu vai a prendere questi. Tu vai a prendere questi. Tu vai a prendere questi. L'altro centaurello. Quello cazzuto dov'è? Eccolo qua. Tu prendi questo. Voi tiratevi indietro. Anche voi scappate. Lasciate combattere giusto. Lasciate combattere giusto i tiratori. Ok. E scappa pure lui. Perfetto. Vittoria. Cattura tutto qui. Cattura tutto, cattura tutto. Ok. Avanti, venite a tirare qua. Venite a tirare. Che schifo che hanno fatto comunque i giganti arcieri. Li abbiamo presi a giavellottate e sono esplosi. Sono letteralmente esplosi. Ma vai a prendere lì. Voi continuate a tirare qui. Una delle tue unità ha finito le munizioni. Dai che dobbiamo annientarli. Mandaci dentro anche l'eroe. Almeno lo facciamo fuori, ce lo leviamo dalle scatole. Tanto questo muore, non ce la fa mica a sopravvivere, gli sta arrivando in testa di tutto. Dai, 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 dai. Non ce la fa più? O ce la fa ancora? 9, 38. La fate ad ammazzarlo? Vorrei che avesse l'abilità che gli rigenera la vita. Il nemico è stato ferito. Ah, ok. Ferito, ferito. Quindi è un eroe principale. Termina battaglia e voilà, questi li abbiamo letteralmente fatti scomparire, ne abbiamo persi 64, li abbiamo disintegrato l'esercito, molto bene, molto bene. Questa volta la cav, vedete la differenza tra la cav, quella con la lancia e quelle da giavellotto? Quella da lancia fa molto danno, quelle col giavellotto sono molto utili specialmente contro le bestie mitologiche, perché sono in genere lente, specialmente i giganti, quelle schifezze lì. E tirano i giavellotti che fanno un male bestiale. 500 di esperienza, io direi prenditi il replenishment, visto che sei in territorio di confine. Ok, perfetto. Allora tu invece io ti manderei, caro Prince Hector, direttamente ad Apollonia. Io ti manderei ad Apollonia. Make them pay. Vittoria Cadmea, no. No, perché siamo in guerra anche lì con gli altri. Allora, sai cosa possiamo fare? Sai cosa possiamo fare, però? Tipo, tu muoviti un po' in marcia forzata e inizia a tornare su. Inizia a tornare su, che tanto qui li teniamo sotto scacco. Se dovesse arrivare un esercito nemico, noi indietreggiamo, scappiamo
e lasciamo Apollonio, intanto si avvicina a quell'altro. Perché tanto in 1v1, questo è l'esercito di Ettore, abbiamo anche una buona qualità, direi che non avremo troppi problemi, anche se dobbiamo stare attenti perché adesso la cavalleria l'abbiamo tutta nell'altro esercito, quindi bisogna stare attenti. Detto questo ragazzi, io direi che per oggi ci possiamo fermare qui, vi ringrazio della compagnia, spero che vi sia piaciuta la puntata, che dire, nel prossimo episodio va da sé, faremo Apollonia, sistemiamo Pilae che tra l'altro è una città che a noi non interessa minimamente. In questa zona qui a noi non interesserebbe nulla, a meno che non vogliamo salire da questo lato e annette. Ecco una domanda che avrei da farvi. Ditemi sotto nei commenti se preferite che mi tengo le nuove città nord in modo da ampliare il mio regno, oppure le devo distribuire tra gli alleati. Lo so il discorso della Lega, lo so. Stavo comunque vagliando la possibilità di cedere Pelopia al Sarpedonte. No, era Palopia quella che volevo. No, era Ipepa. Era Ipaepa. Perché comunque qui è tutto in mano alla Licia, quindi c'è poco da fare. C'è poco da fare, questa provincia qui del cibo dobbiamo rimpiazzarla. Appena troverò un'altra provincia con la produzione di cibo in queste zone, me la terrò. Me la terrò. Diciamo che qui intanto con tutte queste provincette, con i porti, a noi fanno molto comodo. Comunque, io vi ringrazio e vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao belli!